tanto lavorato nelle ore immediatamente successive, parlo delle donne e degli uomini della protezione civile, delle forze dell'ordine nazionali, che non lo possiamo mai dimenticare, lo dobbiamo sempre ricordare. Nei momenti immediatamente successivi alla tragedia, chi è intervenuto sui piedi della Marmolada, sul posto, rispetto al proprio, perché il rischio di un ulteriore stacco di una parte di ghiacciaio c'era. In quei momenti lì il cuore, il volontariato, lo spirito di solidarietà ne ha sempre la prevalenza in queste persone. Questo non lo possiamo mai dimenticare. Quel buco che è rimasto sulla montagna, che cosa rappresenta, che cosa significa? Il buco rappresenta che sicuramente occorre una forte attenzione rispetto ai temi ambientali, quello che sta accadendo sicuramente. Dall'altra, la montagna deve restare sempre libera e noi dobbiamo riuscire a mettere in concomitanza il valore della libertà con quello della responsabilità, e questo lo devono fare anche le istituzioni, trovando i giusti percorsi, chiamiamoli tecnici e scientifici.